Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui col secondo video, la seconda puntata del Server Free. Anche quest'oggi in due secondi riempito al 100% il server ed è così che mi piace. Allora vediamo chi abbiamo qui per il momento, perché poi c'è chi viene e c'è chi va. Dunque, vediamo qualche giocatore tra le farm. Allora abbiamo Buldir qui con noi oggi. Ciao. Che ci aiuta. Sono nuovo. Poi abbiamo Diego SSDS10. Abbiamo Mattu98, SimoFS06, Liquirizio, perché che piace Liquirizia. Abbiamo Luca Massolin, Andrea John trattino in basso 90, Andre trattino in basso, mamma mia, adesso qua è un programma. A piccolo, L grande, F piccolo, R grande, A piccolo, G grande, trattino in basso 90. No, man. Vabbè, poi abbiamo un cobra senza K, un celeu con la U che pende all'accento a sinistra. Poi abbiamo Farm Agripassion e Gabbo. E abbiamo il trattino in sotto Matt87 trattino in sotto, non so se sia LL o II in grande. Penso II in grande, sennò LL sarebbe LL. Sì, o LL in piccolo però. Ok, un po' di nomi li abbiamo detti intanto. Stiamo preparando il campo 44 che c'era passito, perché abbiamo mandato avanti il tempo, quindi via tutto, aratura, raccolta sassi, fresatura. Appena si liberano le seminatrici ai campi 41 e 42, li passiamo entrambe qui al 44. E intanto qui abbiamo il rullo richiesto, che vedo lì in fondo con Simo è già pronto, già all'opera, già fertilizzato una parte del campo, poi andrà fertilizzata in post crescita. L'altro campo abbiamo un'altra seminatrice anche da quest'altra parte. Le trebbie purtroppo sono ferme, dobbiamo attendere ottobre per la raccolta qui dei girasoli, della soia. E tra l'altro sarebbe richiesto anche erbicida qui sulla soia. Quasi quasi vuol dire potremmo acquistare una l'irroratrice l'abbiamo acquistata, ce l'abbiamo, e mancherebbe la cisterna, no? di erbicida. No, ce l'abbiamo già a casa. Ce l'abbiamo già, allora sì. Magari potremmo far passare qualcuno sul campo di soia, dato che la soia anche nella realtà viene diserbata anche in post emergenza, e se si vuole ottenere un giusto raccolto. Qui abbiamo preparativi con i sacconi per le seminatrici. Qua abbiamo già uno pronto con il fend, ah no, l'ha bollato lì. Sguinzaglio con l'irroratrice. Sì, sguinzaglia qualcuno con... Bene. Allora, Gabbo, visto che vuoi fare qualcosa, prendi il fend, con rotte fine, ti attacchi l'irroratrice e vai a buttare fertilizzante al campo 39. La fertilizzante diserbante. No, è diserbante, sì, va bene, ho sbagliato. Grazie mille. Poi, vediamo qui questione campi, vediamo di... Attenzione, c'è un treno che passa sottoterra. Eccolo qui. Dovevamo scovarlo ancora in qualche altra puntata, ma va bene, tralasciamo. Allora, vediamo un attimino se c'è qualcosina che si può fare in breve tempo. Piccoli campi, campi medio piccoli. Vediamo, perché ha campi abbastanza grandicelli questa mappa, altrimenti ne ha qualcuno ma sono un po' distanti, non sono tanto, preferivo tenerli
sempre in zona. Ecco, ci sarebbe il campo 35, un bel campetto al di là del fiume, e abbiamo già il 34, il 35 sarebbe un altro bel appezzamento. Certo che qui fare un campo quadro avevano paura. Vediamo cosa c'è al campo 35. C'è colza, colza che andrebbe trepiatta. La colza no, buono, la colza andrebbe a, andrà tutto in appassimento perché è passato il periodo di trebbiatura. Lì vabbè, potremmo acquistarlo così e basta. Vediamo che prezzaccio che ci sparano. Abbiamo 288.000, praticamente è nostro. È anche molto ampliabile, come vedete. Scusate, qui di punta si può ampliarlo fino in fondo, quindi un lavoro che potrei fare anch'io, anche per evitare di trovarmi perfino l'acqua arata. E bene, nostro anche questo. Via. Fatto shopping. Molto bene. Qualcuno va, qualcuno viene, come sempre. Non preoccupatevi, ragazzi, se non riuscite a entrare, anche perché può darsi che in questo periodo così di festività vado ad aumentare anche i giorni di server free, invece di farlo solamente una settimana, ma ne facciamo due, anche per dare la possibilità a più di qualcuno di partecipare. Voglio vedere questo campo 35. Ullala, guarda spazio che abbiamo per ampliare il campo. Assolutamente, questa è tutta zona molto fertile. Cosa hanno messo qua poi? Oh, Happy Farming Day Channel. Hanno messo qualche arbusto, qualche alberello. C'è un po' di collinetta che eventualmente si può spianare. E comunque, anche se ci teniamo un po' più indietro, leggermente più indietro, parte il campo qua dalla zona dei papaveri, e è molto ampliabile. Servirà però una, suppongo, trincia forestale. Ah, ma questa colza è già stata raccolta, non avevo visto, quindi ottimo, possiamo partire anche qui. Bisognerà a questo punto, vuol dire, acquistare un altro aratro, perché è una lavorazione lenta, l'aratura a pochi metri. Vabbè, così ne domando anche qualcuno, visto che ha detto che non hanno niente da fare. Qui alcuni. Bisogna, beh no, bordature dei campi, gli ampliamenti, meglio che li gestiamo uno di noi. Però in caso uno tirano allagato e trovi come vedo anche il campo 44, l'artura è una lavorazione a pochi metri, quindi necessita assolutamente aiuto, e volevo dare anche un bel aiuto consistente, direi. Quindi andiamo a fare un po' di shopping. Dunque, ragazzi, allora abbiamo optato anche per una questione di cavalleria disponibile di acquistare un arato. Occhio che prendiamo sotto il cane. Arato Kvenland, 6 metri, con, attenzione, gratuitamente rullo aggiunto, quindi dovremo avere anche una rottura delle soppe, diciamo, con la stessa passata. Adesso vediamo magari di gestire qualche trattore e di spostarlo dove meno necessario, e comunque abbiamo il campo di colza tutto lì da preparare. Adesso, oh, eccolo qua. Sì, il trattore è piccolo, di piccola 200, è piccolo tra virgolette piccolo, perché in realtà sarebbe il grandetto, piccolo per l'aratro, però intanto per portarlo a casa può essere. Ok, l'aggiunta di rulli di queste, sì, dei dischi di rulli è gratuita praticamente, non c'è costo per l'aggiunta. Vediamo un attimo di spiegato, giusto per fare la roba. Ok,
Voilà. Guardate che macchina. Eh sì, come dice Andrea, giusto due vomeri. Ne abbiamo in realtà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13 vomeri. Cose d'altro mondo. Allora, vuol dire chi è che ha l'aratro quello più piccolo? Il John che è in al campo 44. John 90, vada da caso. Non sarà poi così più contento adesso. Ce la fa il John, sì. Però questo 105 cavalli. Quanti? 105. 105? 305. Ah, 305. Sì. Questo qua è una 265, mi pare. Sì. Sì. Con 225 addirittura, ancora meno. Sarebbe da provare. Più che altro mi serve l'aratro piccolo per allargare il nuovo campo che abbiamo acquistato. Chiama Jin Jong qua. Adesso vediamo di contattare. A parte che volevo anche provarlo. Ragazzi, si caga addosso. Lo proviamo. Aspetta che lo proviamo. Aspetta che lo proviamo. Andiamo a fare una passatina. No, va che te coppa che appena passa col raccogli sassi. No, 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 dalla. Dove va giustamente. Faccio uno desfallo subito, che è nuovo. Oh, guarda, guarda che ti spiegazione. È comodo così. Vediamo se si pianta lì. La vedo male. Aspetta che le dico. Mamma. Hai fatica a allargare un dritto. Che bello. Deve passarsi penso una parte e poi l'altra teoricamente. Non è realtà, dopo non so. Adesso vediamo qua. Ma che robe. Occhio che adesso fa un incidente con John. Sbagliato tasto. Bravo, complimenti. E vedi che si abbassa piano piano. Ce la fa. Sei sul far. 10 km orari. Attenzione, incidente. Lala. Beh, ma allora se ce la fa. Si è tirato su almeno, sì. Se ce la fa, io vado a sistemare un po' il nuovo campo. Ecco, bravo, però quando non fare danni. Vabbè, dai, la prova l'abbiamo fatta. Andiamo a sistemare un po' il nuovo campo e poi lo lasceremo a qui a chi di dovere. Sì, stiamo ampliando qui il campo 35 e con l'aratro si rimuovono tutti gli, anche gli arbusti. E qua l'aratro via manetta. Da qualche scattino di lag ogni tanto, insomma il server è un po' carico, 16 players, tutti che stanno facendo qualcosa, molti mezzi in farm, sicuramente tutto aiuta. Va bene, tanto qui noi proseguiamo. Ci ha raggiunto anche Mosterina a dare una mano, che dovrebbe oltretutto arrivare a portarmi la zavorra, che è mezz'ora che gli ho richiesto la zavorra. Sta arrivando il liquidizio. Ok, la zetta roba un po' impenata a venire a casa perché qui si slitta da paura, eh? Esatto, perché terra nuova, arbusti. Le ruote davanti vedono proprio che slittano, che sono un po' affaticate. Guarda che, guarda quanti operai, guarda che dispiegamento di mezzi. Sì, è bello poi vedere ma porco con sti tasti da scambiare. Sempre che mi frega, oh. E qua. Sì, serve zavorra. Arriva.
Ma Luca è venuto a portarmi la zavorra o è venuto a... Guarda la zavorra. No, la zavorra ce l'ha liberissima. Ah, ok. È appena arrivato in farm adesso. KK. Me l'hanno appena riempito di acce. Ti serve ancora la zavorra, Marco? Sì, direi. Occhio. Direi di sì che mi serve la zavorra. Devo ampliare tutta una zona del campo e... il mezzo è affaticato. Dunque, stiamo qui proseguendo l'ampliamento del campo. Ho avuto qualche problema al gioco, ultimamente tende un po' a crashare così a random. Non è tanto bello, però chissà che con qualche aggiornamento risolvano. E come vedete si sta anche ricreando un po' alla volta qui il terreno per... era uscito, quindi sta riprendendo un po' tutto. Ampliato quindi anche abbastanza questo campo, adesso faccio un altro 2-3 passate qui lungo strada per recuperare qualcosina in più e poi siamo anche a posto. Adesso andiamo piano qua, eccoli. Ho detto PC che un attimino perde colpi. Il PC inizia a perdere un po' colpi e vedremo di venderlo in blocco e rifarne uno nuovo. Se qualcuno fosse interessato a spendere 20-30 mila euro, mi contatti. Direi che così è un po' duro che qualcuno lo acquisti. Vende un REN e fa prima, se ne compra un nuovo. Ma è firmato FMarco 95? È quello il suo valore. Impianto a liquido custom. Dico una 1070 e un... 1070 e un i7 6700K. Roba del 2015. Però che come vedete funziona ancora perfettamente senza nessun problema. Due volte, ma va bene. Va bene. Vedo che qui i raccoglitori di sassi sono sempre incalliti. Appena vedono un sassolino, un granello, zac, subito in raccolta. Bene. Uno sguardo veloce anche qui al campo 44 dove stanno ultimando le semine e adesso sta ancora finendo di caricare il campo e penso abbiano venduto delle pietre. Ne avevo visto, sì. Ne avevano veramente, se ne raccolgono uno sproposito, va a finire che da qua a 6 mesi ci troviamo senza le montagne. Ma no, in fallimento. Sì, vedo che comunque insomma stanno ultimando le semine e poi vanno al campo 35 e poi manca il perin con la rullatura del campo. Dunque ragazzi, stiamo aspettando che tutti i campi crescano o comunque stiamo aspettando l'arrivo di ottobre. Adesso attendiamo un po' di luce per l'inizio delle trebbiature
che però vedremo nella prossima puntata. Vedete, sono, loro sono già lì cacciati come pronti per partire al 110%, ma qui noi attendiamo un attimo. Ah no, sta crescendo. Allora ci sono le erbacce, sì, e però adesso volevo aspettare arrivare mattina, sennò qua non si vede niente. Vediamo. Ecco qui, adesso si sta aggiornando anche la mappa un po' alla volta. Tipo sparato a manetta e sì, tanti giocatori. Adesso si deve aggiornare un po' tutto, anche il 34. Il gioco chiede pietà. Sì. Erbaccia media, zappa. Ah, come zappa. Ah, sì, è vero? Ah no, se è venuto attrezzo uno stigliatore. Stigliatore rimuove solo alcune, beh, dovevamo farlo. Ok, dai, aggiorno a sufficienza. Basta. Oh, 115.000 euro. Alcuni what? Alcuni... c'è il ventilatore. Ah, è vero. Il nostro ventilatore ha generato delle entrate veramente special. Detto questo, ragazzi, sì, stanno crescendo un po' qui i campi, manca qualche puntino. Però direi che per questa puntata è tutto. Quindi ringraziamo tutti coloro che anche questa sera sono passati a trovarci. Ringraziamo anche Buldir. Prego. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.